punto bianco alla fine del mondo, il Polo Nord, e l'ambizione di vedere sventolare su di esso la bandiera tricolore. Una città, La Spezia, che ha concorso al sogno che si è poi trasformato in tragedia, ma anche in salvezza per i superstiti dell'impresa, quella del generale Umberto Nobile e del dirigibile Italia nel 1928. Una storia che il Cantiere della Memoria intende ritessere valorizzando il lavoro della nipote di un marinaio testimone dei fatti, a bordo della nave Città di Milano, partita dalla Spezia per dare assistenza agli esploratori. Lei è Annalisa Coviello, giornalista e scrittrice, che ha scoperto con gli anni che le favole che gli raccontava il nonno Michele quando era piccola erano realtà. Il racconto del nocchiero, dopo essere stato impresso in un libro, rivive parola per parola. Mio nonno Michele Coviello era un uomo decisamente schivo. Io penso che chiunque altro avesse partecipato alla spedizione del dirigibile Italia avesse conosciuto quell'uomo ritenuto un mito nel campo delle esplorazioni, anche se poi discusso che era il generale Umberto Nobile, se ne sarebbe sempre vantato e avrebbe sempre raccontato quella storia. Lui no. Solo per la sua adorata nipotina consentiva talvolta ad aprire l'album dei ricordi e a raccontare la vicenda di un giovane allievo nocchiero di soli 20 anni, catapultato dalla natia Lentace nel Beneventano al Polo Nord, a bordo della nave Città di Milano, non con gli indumenti ad alta tecnologia di oggi, ma con i calzettoni alla zuava e i pantaloni d'ordinanza, e a far rivivere come se fosse successo proprio ieri l'orso polare che improvvisamente è emerso dalle nevi mentre insieme con alcuni compagni stava perlustrando il pacca alla ricerca dei superstiti del dirigibile Italia. O a paragonare, per una bambina che non ne voleva sapere di mangiare la sua bistecchina, la nostra carne con il pemmican, che è una miscela di carne secca e grasso. Insomma, a trasformare un'impresa eccezionale in una favola davvero senza tempo. Per 7 mesi nonno Michele è rimasto tra la nave e il pacca, a seguire con trepidazione il raggiungimento del polo, a tremare dopo il naufragio del dirigibile, a partecipare nel suo piccolo alle loro ricerche, a gioire quando quella radio per tanto tempo muta ha incominciato a dare i suoi primi segnali, e infine ad accogliere i naufraghi ritornati da quello che il giornalista Cesco Tommaselli, inviato speciale del Corriere della Sera, ha definito nell'unico modo possibile, l'inferno bianco. Lui ha raccontato a me bambina quella storia come se fosse una favola che gli chiedevo di ripetere più e più volte, chissà poi perché. Forse la cronista che era già in me la preferiva a quelle che non sono certo reali di principi azzurri, principesse e castelli. Poi, quando nonno Michele purtroppo è scomparso, è successo un piccolo miracolo. La nonna Linda conservava in una vecchia valigia di pelle le foto che gli aveva portato il nonno da tutti i suoi viaggi intorno al mondo. E un giorno, quasi per caso, mi ha messo tra le mani questo album in pelle mezzo rovinato su cui c'era scritto Spedizione Aerea Polare Nobile 1928, dicendomi semplicemente: queste foto sono per te, ti ricordi? Non è possibile dimenticare, perché la favola della mia infanzia aveva preso corpo, sia pure nel rigoroso bianco e nero dell'epoca. Dentro a quest'album c'era tutto, proprio tutto. Nobile, il dirigibile, la nave, perfino l'orso. E allora ho deciso di non perdere più quella favola vera che un nonno ormai tanti anni fa raccontava alla sua nipotina. E nasce così questo libro, 1928, dalla Spezia al Polo Nord, edizioni Jacquet, che ho inteso realizzare nella forma di un ideale diario racconto del nonno, unendo il suo racconto e le emozioni che mi aveva trasmesso con la storia, documentata peraltro da numerosi testi che da quel lontano 1928 hanno ripercorso la tragica e grandiosa impresa del dirigibile Italia. Thank you.
1928 è un anno di grandi scoperte ed esplorazioni. Il generale Umberto Nobile, che già 2 anni prima aveva raggiunto il Polo Nord con un dirigibile, il Norge, insieme col grande esploratore norvegese Roald Amundsen, progetta una nuova spedizione polare con il dirigibile Italia. Il governo italiano, guidato da Benito Mussolini, decide di mandare in appoggio una nave della Regia Marina, la Città di Milano, un posacavi elettrici ristrutturato in arsenale alla Spezia, appositamente per raggiungere il circolo polare artico, trasportare le 4.500 pesantissime bombole di idrogeno compresso per gonfiare il dirigibile e per servire come base logistica e di coordinamento delle comunicazioni radio. Così raccontava nonno Michele. Fu all'arrivo alla Baia del Re che si palesarono le prime difficoltà. Il mare da poltiglia si trasformò in lastra di ghiaccio, ci intrappolò. Vedevamo l'hangar che doveva ospitare il dirigibile, ma non riuscivamo ad arrivarci. Ci siamo rimboccati le maniche, noi marinai, e ci siamo trasformati in camalli. Pensa che bello, ad una temperatura che quando andava bene era solo zero, trainare la slitta, caricare, scaricare e trasportare tutte quelle bombole di idrogeno che pesavano come macigni. Eravamo giovani, orgogliosi. Se non avessimo trasportato quelle pesantissime bombole, come avrebbe fatto il dirigibile a sollevarsi lassù, nel cielo, ad arrivare fino al polo dove non volano nemmeno gli albatros? Nel nostro piccolo stavamo contribuendo a fare qualcosa di molto grande e forse anche per questo non sentivamo nemmeno le mani che ci si congelavano, i piedi perennemente bagnati, le labbra che si spaccavano per il vento. Alla Baia del Re le operazioni di scarico del materiale e di allestimento della base furono complesse e impegnative, non solo per le condizioni ambientali, ma anche per il gran numero di uomini coinvolti. Si trattava di scaricare e immagazzinare oltre 1.000 tonnellate di materiali, realizzando depositi idonei e creando le infrastrutture necessarie. La pianificazione si dimostrò accurata e precisa, non vi furono imprevisti né incidenti di sorta. Né poteva essere più attenta e accurata la scelta dell'equipaggiamento, il più efficiente e moderno di cui si potesse disporre in quel momento. Il dirigibile Italia arriva alla base della spedizione il 6 maggio. Il progetto originario di Nobile era di effettuare almeno 5 voli, in modo da esplorare zone ancora sconosciute dell'Artide. Io guardavo in aria e non vedevo nulla, se non un puntolino che diventava via via sempre più grosso. Era davvero grosso quel dirigibile, lungo più di 100 metri, come se una casa all'improvviso si fosse messa a volare. Finalmente abbiamo avuto tutti l'occasione di vedere i protagonisti della spedizione. 4 sono nostri, vengono dalla Marina, gli ufficiali Mariani, Zappi e Viglieri e il marconista Biagi. Poi c'è lui, Nobile, con la divisa dell'aeronautica, che è un cappottone con il collo di pelliccia. Abbiamo visto l'esperto di clima polare, lo svedese Finn Malmgren, l'unico che sembra conoscere a menadito cielo e terra di questa incredibile Artide. Era un gruppo davvero di alto livello, di cui faceva parte anche un italiano, Aldo Pontremoli. Era laureato in fisica e veniva considerato una delle promesse della scienza italiana, che a quei tempi era davvero all'avanguardia. C'era anche Adalberto Mariano, che poi, dal 1935 al 1937, sarà prefetto della Spezia. L'11 maggio 1928 il dirigibile parte per il primo volo, ma dopo 8 ore è costretto a ritornare perché il ghiaccio che si era formato sui timoni lo rendeva ingovernabile. Ed è qui che le abilità dei giovani nocchieri si rivelano fondamentali. A noi avevano insegnato anche a salire e scendere dagli alberi delle navi, a raggiungere i pennoni lassù in alto, a legare e slegare ovviamente a mano le vele. Così siamo entrati in scena noi, i giovani nocchieri della scuola di Pola,
e nel giro di pochissimo tempo abbiamo tirato su un'impalcatura lungo i fianchi del colossale dirigibile. Ci siamo arrampicati in alto, sempre più in alto, fino a quando non siamo riusciti a spazzare via con scope e ramazze che avevamo portato dalla nave tutta la neve che si era accumulata. In un secondo volo, dal 15 al 18 maggio, l'Italia percorre circa 4.000 chilometri, dirigendosi verso la terra di Francesco Giuseppe, così chiamata perché fu scoperta nel 1873 da esploratori austriaci, e arriva fino a quella che oggi è conosciuta come Terra del Nord. Il 23 maggio l'Italia lascia la Baia del Re per la terza e ultima volta. A bordo vi sono 16 persone, tra cui due scienziati, Malmgren e Pontremoli, e il giornalista Cesco Tomaselli del Corriere della Sera. Romagna, il comandante della nave Città di Milano, saluta i partenti con un brindisi. Si riconoscono da sinistra Pontremoli, Mariano, Ceccioni, fra Nobile e Romagna, e Viglieri. Il generale Umberto Nobile riceve le ultime strette di mano prima della partenza. Poi sale a bordo e l'aeronave incomincia a sollevarsi lentamente nell'aria. La destinazione di questo volo è proprio il Polo Nord e in teoria lì sarebbero dovuti sbarcare alcuni esploratori per fare dei rilievi. Per questo motivo vengono imbarcati anche dei viveri e una tenda, che saranno addirittura vitali per i dispersi. La tenda, infatti, colorata con l'aninina per le rilevazioni altimetriche, diventerà la storica tenda rossa in cui si rifugieranno gli uomini del dirigibile precipitati sul PAC. Ore 0:24. L'Italia raggiunge il polo. Il previsto atterraggio non è possibile perché le condizioni climatiche non sono favorevoli. In ogni modo, sulla verticale del punto che segna il limite nord della Terra, vengono lanciate la bandiera italiana, una croce donata dal Papa Pio XI, un medaglione della Vergine e il gonfalone cittadino di Milano, che aveva cofinanziato l'impresa di Nobile. Dopo 2 ore intorno al polo, il dirigibile inizia il viaggio di ritorno alla Baia del Re. Il tempo era terribile, con venti fortissimi che ostacolavano la rotta prevista dell'Italia. Il 25 maggio si blocca il timone di quota, mentre il dirigibile era già notevolmente appesantito dal ghiaccio che si era accumulato sull'involucro. Nobile sta per andare a telegrafare alla nave Città di Milano la nuova posizione del dirigibile, portato sempre più fuori rotta dalle correnti. Non farà in tempo e sarà un disastro nel disastro, poiché i soccorritori, fino a quando non riusciranno a stabilire il contatto radio con la tenda rossa, non avranno idee o le avranno ancor peggio sbagliate su dove si potessero trovare gli eventuali superstiti. La navicella, con quelli che saranno nella tragedia i più fortunati, si sfascia sul PAC, mentre il dirigibile riprende quota con 6 persone a bordo svanendo all'orizzonte. L'impatto è spaventoso. Uno dei motoristi, Vincenzo Pomella, muore sul colpo e ci sono numerosi feriti, tra cui lo stesso Nobile. Per fortuna dei naufraghi, dalla neve e dal ghiaccio emerge anche la radiotrasmittente Ondina 33. Ora conservata al Museo Tecnico Navale della Spezia, insieme con la ricevente presente sulla nave. Questa radio è più conosciuta come Biagina, dal nome del marconista che subito dopo l'impatto ha installato una stazione davvero di fortuna, con la quale ha iniziato immediatamente a trasmettere l'SOS con le preziosissime coordinate della tenda rossa. Città di Milano. Fammi vedere.
stessa sera del disastro, il comandante della nave città di Milano si attiva per i soccorsi. Ancora a scatola chiusa, perché non si hanno notizie su nulla, né del dirigibile, né se ci sono dei superstiti. Si sapeva che occorrevano aerei e navi, queste ultime in grado di spingersi fra i ghiacci ben più della nostra, che non poteva raggiungere ad esempio le zone battute dalle più snelle e attrezzate baleniere. Motivo per cui abbiamo affittato l'Hobby e la Braganza, che doveva diventare poi una sorta di succursale del centro ricerche della nostra nave. Il 3 giugno 1928, un radioamatore russo di Arcangelo, Nikolai Schmidt, intercetta per la prima volta il messaggio di Biagi e finalmente, l'8 giugno, anche la nave appoggio città di Milano riesce a entrare in contatto con i superstiti dell'Italia. Sus. Бабеля. Есть. Поймал! Поймал! Тихо! И давай срочную в Москву. Ну быстрее телеграфируй. Москва. Кремль. Правительственная комиссия по спасению Нобеля. L'ambasciata sovietica a Roma ha informato il governo italiano che un radioamatore della città di Arcangelo, nel nord della Russia, avrebbe captato dei segnali provenienti dall'Artico trasmessi da un gruppo di superstiti del dirigibile Italia. Una spedizione di soccorso, promossa e guidata dal professor Samoilovic, si imbarcherà nei prossimi giorni sulla nave rompighiaccio Krasin nel porto di Leningrado per tentare di raggiungere la zona del mare. Viene. Viene da Leningrado. Un rompighiaccio. Si chiama Krasin. E dice. Dice. Che può arrivare qui in una settimana. È stato un momento che non dimenticherò mai. Il comandante ha dato l'ordine di spegnere tutti i motori, ha dato l'ordine ad un marinaio di andare subito a terra per avvisare la stazione radio norvegese di non trasmettere. A bordo, anche noi, quasi non respiravamo, guardavamo con rimprovero il compagno a cui scappava un colpo di tosse, perché ci sembrava come di dover rovinare quel contatto con gli uomini dispersi fra i ghiacci, così a lungo aspettato, ma anche così leggero che poteva bastare un fil di fumo a portare via. Dopo i primi contatti radio, si ha un quadro chiaro della situazione. Tre persone, Zappi, Mariano e il meteorologo Malmgren, che purtroppo non sopravviverà, erano partiti a piedi dal campo di fortuna per raggiungere Capo Nord. Il dirigibile era scomparso con sei persone a bordo, mentre gli altri erano alla deriva sul PAC, con la famosa tenda rossa. Per recuperare il gruppo a piedi parte una spedizione affidata al capitano degli alpini Gennaro Sora, che si trovava a bordo della città di Milano. Raggiungeranno l'isola di Foin dopo una marcia durissima, senza però trovare i due superstiti del gruppo. La vera differenza, che consentirà di recuperare almeno il generale Nobile e di fornire gli uomini alla deriva, la fanno però gli aerei. Arrivano tra gli altri dalla Finlandia, l'aereo Turku, dalla Norvegia, le baleniere affittate dalla nave italiana,
dall'Unione Sovietica due navi rompighiaccio, fra cui il Krasin, che aveva a bordo un trimotore, dalla Svezia una nave con due idrovolanti e il Fokker, che grazie ai pattini atterrerà sui ghiacci e potrà recuperare Umberto Nobile. Il governo italiano manda il Savoia 55, pilotato da Umberto Maddalena, la cui spedizione comunque è stata finanziata da privati dell'Autoclub di Milano e successivamente gli idrovolanti Marina II e Marina I. Tra gli aerei che partecipano alle ricerche, anche l'idrovolante francese LATAM 47, che ha a bordo un personaggio d'eccezione, Roald Amundsen. Stavamo aspettando anche Amundsen, il grande vecchio del Polo, e da quando ha sentito la notizia del disastro dell'Italia, che sta cercando letteralmente per mare e per terra un aereo in modo da poter partecipare ai soccorsi. Finalmente si è messo d'accordo con il Ministero della Marina francese, che gli ha messo a disposizione un idrovolante con i suoi piloti. Purtroppo faranno tutti una triste fine, perché si disperderanno a loro volta nei cieli dell'Artide e anzi si dovranno dirottare alcuni mezzi per soccorrere questi sfortunati soccorritori. Solo dopo mesi, alla fine di agosto, quando ormai i naufraghi della Tenda Rossa si troveranno a casa loro in Italia, il mare restituirà uno dei galleggianti dell'idrovolante. Il mitico esploratore norvegese, infatti, aveva raggiunto per primo il Polo Sud nel 1911 e il Polo Nord nel 1926 a bordo del dirigibile Norge guidato da Umberto Nobile. Tra i due erano sorti dei dissapori dopo la spedizione, che però il generoso norvegese ha subito dimenticato non appena saputo che il collega era alla deriva tra i ghiacci. Purtroppo anche lui rimarrà vittima dell'Artide. L'opinione pubblica restò colpita dal sacrificio che compì Amundsen nel tentativo di salvare Nobile e dal legame che comunque si era creato tra due paesi così lontani e diversi. Finalmente, il 20 maggio, l'aereo di Maddalena riesce ad avvistare i naufraghi e a rifornirli di viveri e materiale. Tutto questo è stato reso possibile tramite la radio, un apparecchio installato sul velivolo di Maddalena. Viene pilotato dalla trasmittente alla Tenda Rossa tramite un semplice codice di lettere. Avendo avuto il collegamento radio con il radiografista di bordo dell'apparecchio, lo guidavo, ossia se l'apparecchio doveva venire a sinistra facevo un S, se doveva venire a destra facevo un D, e finalmente quando è giunto sopra era stabilito di aver fatto un K. Infatti quando l'apparecchio fu sopra feci K e così ci hanno visto. Solo così, tramite quei segnali, è stato possibile riuscire ad intravedere nel biancore dei ghiacci la tenda e quattro uomini, visto che Nobile e Ceccioni feriti non si potevano muovere, gesticolare come dei pazzi e sventolare dei miseri stracci. Pensa, Annalisa, che cosa deve essere stato per loro, per i naufraghi, riuscire finalmente a stabilire un contatto che non fosse quello vitale, sì, ma pur sempre etereo, della radio. Pensa alle loro speranze, che davvero si stavano sollevando nel cielo come quell'aereo. Ma pensa anche alla disperazione nel vedere il velivolo lanciare i pacchi e poi tornarsene via, perché nient'altro al momento avrebbe potuto fare. Il 23 giugno 1928 l'aereo svedese, capitanato da Lundborg, riesce ad atterrare sulla pista di ghiaccio che gli hanno preparato i naufraghi della Tenda Rossa. Porta in salvo Umberto Nobile, ma nel viaggio successivo, per prendere altri superstiti, il suo Fokker si ribalta e anche il pilota svedese rimane prigioniero sul PAC. Il 6 luglio 1928 un velivolo svedese riesce ad atterrare nei pressi della Tenda Rossa. Porterà via il solo Lundborg, perché le condizioni del tempo rendono impossibili successivi atterraggi. Il 12 luglio 1928 il rompighiaccio russo Krasin avvista e recupera Mariano e Zappi. Alla sera dello stesso giorno riesce a raggiungere anche la Tenda Rossa e a portare tutti in salvo dopo 48 giorni sul PAC. Continuano intanto le ricerche dell'involucro del dirigibile e dei sei uomini rimasti a bordo,
fino a oggi inutilmente. Resta la memoria della spedizione, della tragedia, degli slanci di solidarietà, del recupero dei superstiti. Alle 20:45 del 12 luglio, il Krasin, che aveva già preso a bordo Zappi, Mariano e il pilota Ciuchnowski con i suoi compagni, raggiunse i superstiti della tenda rossa. Dopo 48 giorni di angoscia e di atroci sofferenze, l'avventura polare era finita. Abbiamo voluti rievocare, attingendo al lavoro di Annalisa Coviello, ai racconti che le faceva il nonno, racconti intrisi di tristezza, ma anche di stima per l'essere umano, le sue potenzialità, il suo cuore. Una lezione per la bimba, una lezione ancora attuale. Cosa portavo io a casa di questa esperienza? Qualche dente d'orso, una pelle di foca, delle foto che oggi sono ingiallite dal tempo, ma soprattutto l'orgoglio. Sì, l'orgoglio di aver partecipato a quella spedizione, così tragica, così discussa, ma anche così degna dell'essere umano che deve sfidare il mondo per tirare fuori il meglio che c'è dentro di sé. E poi la fiducia negli altri e il rispetto per loro, di qualsiasi razza e nazione siano. Perché, te lo assicuro, mai ho visto una gara di solidarietà come quella che si è verificata dopo la catastrofe del dirigibile, con offerte di aiuti che arrivavano da ogni dove, con gente semplice, proprio come me, disposta a mettersi gli scarponi e a marciare per ore e ore in mezzo alla neve, con la voglia di fare qualcosa, di aiutare un altro essere umano.